Radio 3 Mondo. Buongiorno da Dario Fabbri, ben ritrovati con l'approfondimento di Radio 3 Mondo. Oggi 30 aprile 2015, sono esattamente 40 anni dalla caduta di Saigon, oggi città di Ho Chi Minh. 40 anni fa le truppe del nord entravano nella capitale di quello che era allora il sud Vietnam e finiva ufficialmente la guerra, che in realtà è durata circa 20 anni, dal 55 al 75, ma che ha coinvolto soprattutto e in maniera molto nota le truppe americane almeno per un decennio. Nel 75 gli americani se n'erano già andati ufficialmente da un paio d'anni. Però la caduta di Saigon e quindi l'unificazione e la vittoria delle forze comuniste all'epoca scossero il mondo. Sembrava addirittura questa una potenziale sconfitta decisiva per la strategia americana, una strategia che puntava a contenere l'Unione Sovietica e quindi ad impedire il cosiddetto effetto domino, ovvero la caduta di un paese in mani comuniste che avrebbe poi innescato a sua volta il cambio di regime verso un regime comunista in altre nazioni. E sappiamo che la storia ha avuto poi un andamento diverso, ma i 40 anni della caduta di Saigon è un evento che oggi vogliamo ricordare. Lo faremo parlando dell'aspetto storico, ma anche dell'attualità del Vietnam di oggi ed anche da inevitabile quando si parla di Vietnam, affrontando la questione della narrazione della guerra, soprattutto cinematografica, ma non solo, anche radiofonica. Prima di entrare a discutere, a parlare di tutto questo con i nostri ospiti, vogliamo ascoltare insieme il momento drammatico della caduta di Saigon, quando la televisione annunciava ufficialmente ciò che stava accadendo. Lo sentiamo insieme. These people are waiting, hopefully, but I imagine vainly, for a helicopter to land here on the roof of the American Embassy in the middle of Saigon and take them to safety. But they have no papers. They've just come here because the whole embassy is wide open. They've come up the stairs. They're, in fact, on the chopper pad. No helicopter would probably land under these circumstances. And so they wait here vainly. Possibly a helicopter will come back, but it looks most unlikely because about 8:10 this morning, what looked like a final Marine helicopter touched down here briefly, took aboard a handful of Marines, and then lifted off. And that looked like the end of the American evacuation. I had one select man that should definitely have left. I was waiting for him. He's sitting up here now, and here we are. How do you rate the chances? Negligible now. Do you think the last ones have gone? I think they're all gone. I don't think these people up here are committing suicide staying up here, but what can you do? La voce che abbiamo ascoltato è quella del giornalista Peter Arnett, giornalista neozelandese, che raccontava proprio l'evacuazione delle persone, soprattutto di militari e dignitari, da Saigon nel momento stesso in cui la città stava cadendo ufficialmente, come detto, nelle mani delle forze del nord e anche dei Vietcong, ovvero della guerriglia del sud, che aveva contribuito massicciamente al risultato finale della guerra. Di questo e di altro parliamo con Francesco Montessoro, docente di storia dell'Asia all'Università Statale di Milano, autore del volume Vietnam, un secolo di storia, edito da Franco Angeli, ed anche Le guerre del Vietnam, per giunti editore. Buongiorno Montessoro. Buongiorno. Grazie di essere con noi. E in collegamento anche con noi Nicoletta Dentico, co-direttore di Health Innovation in Practice, che si occupa di salute e di ricerca nel campo sanitario e che realizza diversi progetti proprio in Vietnam. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Ecco, professor Montessoro, a 40 anni di distanza, che significato ha in prospettiva evidentemente la caduta di Saigon? Ma intanto bisogna dire che sono passati tanti anni, nel senso che sono passati 40 anni dalla caduta di Saigon e in fin dei conti 20 anni da quando sono state normalizzate le relazioni tra Vietnam e Stati Uniti. Oggi questi due paesi non sono affatto nemici e non sono neanche ostili, nel senso che hanno rapporti dal punto di vista economico, dal punto di vista politico e militare, che sono rapporti di buonissimo livello. Quindi il cambiamento più evidente è questo. Ricordiamo che lo scorso ottobre, tra l'altro, il Congresso americano
sollevato, ovvero ha interrotto l'embargo militare soltanto per quanto riguarda gli armamenti marittimi in favore proprio del Vietnam, ed è una svolta fondamentale. A conferma di ciò che diceva lei, c'è anche in queste ore la pressione in funzione anticinese ma anche antirussa da parte americana nei confronti delle autorità vietnamite di non cedere, di non concedere l'utilizzo della famosa base di Cam Ranh Bay proprio ai russi che la richiedono fortemente. Sono due dati che ci raccontano di come i rapporti appunto tra Vietnam e Stati Uniti siano cambiati. Ma dunque, in prospettiva eminentemente storica, guardandoci indietro, la caduta di Saigon ovviamente non ha provocato il temuto effetto domino su larga scala che temevano gli americani. Che cosa è stata allora? Guardi, in realtà noi parliamo di guerra del Vietnam. È necessario usare il plurale e bisognerebbe parlare di guerre del Vietnam, nel senso che il Vietnam è un caso abbastanza significativo di area conflittuale che è al centro di conflitti più grandi di quelli regionali. Il Vietnam è stato qualcosa di molto diverso, ad esempio dalla guerra di Corea, che è qualcosa che inizia e si conclude in sostanza. La guerra del Vietnam inizia nel 1945-46, cioè quando i vietnamiti dichiarano l'indipendenza, e vi è un lungo conflitto con la Francia si conclude nel 1954. La guerra riprende all'inizio degli anni 60, nel 1960-61, e è destinata a durare ancora a lungo. Non è più una guerra coloniale come quella combattuta dai francesi, che volevano sostanzialmente la riconquista di qualcosa che ritenevano fosse proprio. È una guerra nel contesto della guerra fredda, e nel corso degli anni 60 effettivamente è qualcosa di questo genere. Ma bisogna essere consapevoli, ed è qui che muore già la dottrina, la teoria del domino, bisogna essere consapevoli che intorno alla seconda metà degli anni 60, tra il 67 e il 68, di fatto inizia una terza guerra. È una guerra di cui non si dice quasi nulla in sostanza, ed è la guerra tra Cina e Unione Sovietica per avere un ruolo e una parte in questa porzione di Asia. Influenzare il Vietnam Unito. Proprio a tal proposito, questo ci riporta anche ai giorni nostri, perché la politica estera del Vietnam nei confronti delle potenze circostanti, ma anche degli Stati Uniti, con i quali abbiamo detto i rapporti sono molto diversi, in questa fase resta comunque la stessa, quella ovvero di non consentire a nessuna di queste potenze di influenzare in maniera decisiva il paese. Il tentativo vietnamita è quello di rimanere perlomeno distante abbastanza da mantenere uno spazio di manovra notevole nei confronti di queste potenze. Proprio del Vietnam attuale vogliamo parlare, come detto, con Nicoletta Dentico, che è in collegamento con noi, co-direttrice della Health Innovation Practice. Inizialmente le chiedo di spiegarci che tipo di iniziative svolgete nel Vietnam attuale e che tipo di progetti realizzate. Ma dunque, la mia presenza in Vietnam negli ultimi anni, dopo che avevo avuto una frequentazione con quel paese all'inizio degli anni 90 per programmi di sviluppo rurale, oggi invece riguarda la produzione, la ricerca e lo sviluppo di strategie sanitarie, diagnostici nella fattispecie, per combattere alcune delle patologie che assediano il paese in maniera particolarmente preoccupante, e segnatamente la tubercolosi. Health Innovation in Practice, che nasce appunto da una strategia dell'OMS su ricerca per la salute e accesso ai farmaci essenziali, ha individuato nel Vietnam un paese in cui effettivamente sia le risorse umane, sia anche la conoscenza scientifica e il desiderio di collocarsi, se vogliamo, anche sotto il profilo della ricerca scientifica nel mercato globale, fa di questo paese una realtà in cui si possono identificare soluzioni ai problemi sanitari che il paese ha. E ci sembrava interessante affrontare il tema della tubercolosi da una prospettiva nazionale, coinvolgendo tutti gli attori che sono
colpiti, quindi la comunità scientifica, il settore sanitario, l'ospedale, i pazienti e tutte le varie componenti, l'ufficio sulla proprietà intellettuale per esempio, perché noi sappiamo che oggi la ricerca in campo biomedico è legata a doppio filo con tutte le complicate tematiche dei brevetti, e di portare avanti, lo stiamo facendo da ormai da un paio di anni, un dialogo fra tutte queste parti per tutti questi portatori di interessi per sviluppare una risposta vietnamita a un tema che appunto un problema, quello della tubercolosi, che in Vietnam è molto forte ma che è molto pesante anche in paesi limitrofi. Certo, quindi parliamo di progetti che lei ci stava spiegando di tipo soprattutto sanitario. Le chiedo in conclusione di darci un suo ritratto molto breve del Vietnam di oggi. Che paese è il Vietnam di oggi, lei che lo conosce bene? Ma il Vietnam di oggi è un paese in assoluto boom, non solo economico ma anche direi generazionale, è un paese che ha una grande aspirazione di essere riconosciuto come attore globale, ma nel contempo, anche se le nuove generazioni forse poco conoscono tutte le tematiche legate alla guerra, alle guerre del Vietnam, un paese che mantiene un forte senso di identità nazionale e lo abbiamo visto con la crisi del Mar della Cina lo scorso anno, è pronto comunque a riunificarsi e a mettersi insieme per difendere la propria territorialità con un grande senso appunto di un grande senso di sovranità identitario di sovranità nazionale che resta spiccato. Ringraziamo Nicoletta. Ringraziamo Nicoletta Dentico, co-direttore di Health Innovation in Practice, ed anche il professor Francesco Montessori, docente di Storia dell'Asia all'Università Statale di Milano. Ci concentriamo, come detto in apertura, anche sull'aspetto maggiormente mediatico della guerra del Vietnam, in assoluto forse la guerra più famosa del secolo passato, ed andiamo proprio ad ascoltare un brano tratto da uno dei film più famosi, per l'appunto, che ci hanno raccontato la guerra. Questa era la colonna sonora di Platoon, un film famosissimo del 1986 firmato da Oliver Stone con Tom Berenger, Charlie Sheen, William Defoe, in cui si raccontava appunto la guerra del Vietnam, ma per parlare non soltanto di Platoon, ma come detto in assoluto della rappresentazione del conflitto. Abbiamo in collegamento con noi Gian Domenico Curi, docente di semiologia del cinema e degli audiovisivi a Roma 3, all'Università di Roma 3, curatore della rassegna dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio. Buongiorno Curi. Buongiorno a voi. Ecco, abbiamo introdotto l'argomento inevitabile quando si parla di guerra del Vietnam, ovvero della rappresentazione, in questo certo. caso specifico soprattutto cinematografica. Ricordiamo titoli celeberrimi da Platoon, ma anche Apocalypse Now, Full Metal Jacket, il cacciatore. Sono veramente moltissimi i titoli che hanno descritto il conflitto. Facendone una sintesi, che tipo di guerra ci ha lasciato il cinema negli occhi, nella memoria? Ma anche qui ci sono tante guerre, direi, riprendendo un po' la frase del professore che ascoltavo prima, nel senso che poi ognuno si è fatto un po' la sua guerra del Vietnam in qualche modo, il senso della rassegna era proprio di mettere a confronto questi tantissimi punti di vista sulla guerra. Ecco, per esempio Platoon è un esempio assolutamente
veramente incredibile, cioè proprio di un ritorno, di un discorso sul reduce, no? Che per tanti anni era stato maltrattato, era stato visto un po' come una delle cause, quello che andava a combattere il soldato sbagliato, non il soldato d'inverno, diciamo, è il soldato d'estate, quello che poi appunto trova tutto più facile. Con Platù invece c'è un ritorno alla riscoperta invece della verità dei reduci, no? C'è proprio un tentativo, anzi la dichiarazione di Oliver Stone è quello di riappacificare l'America, di sanare questa ferita enorme, incredibile che la guerra del Vietnam aveva rappresentato. Qualcuno dice che il Vietnam è stato più pesante e più duro da forse ancora da rimarginare rispetto all'Olocausto, quindi una ferita enorme appunto che secondo me per molti versi ancora è da chiudere, insomma. Quindi abbiamo detto moltissimi film diversi, spunti diversi, modi di raccontare la guerra opposti. Se vogliamo provare a tracciare in questo senso un'analisi non completa evidentemente dei vari film, soprattutto americani, che ci hanno raccontato il conflitto, si può scorgere una linea di evoluzione, ovvero un passaggio nella narrazione della guerra di tipo diverso, verso, come diceva anche lei, il tentativo di rimarginare una ferita, oppure ancora oggi questo non è possibile, o semplicemente la cinematografia non ha avuto un percorso così lineare nel raccontarci il conflitto? Allora, ecco, tra l'altro proprio oggi approfitto per fare una piccola segnalazione alla Casa del Cinema alle 16, abbiamo questo ennesimo incontro, in tutto sono 8, oggi è il penultimo, poi concluderemo stasera con Gregoretti, col suo documentario sul dopoguerra, però oggi abbiamo un incontro che dice proprio le tante facce della guerra americana. L'abbiamo chiamato America B perché già abbiamo fatto una prima parte in cui abbiamo proprio affrontato, però attraverso i backstage, sia Platoon sia Apocalypse Now, cioè essendo due film molto conosciuti, allora abbiamo preferito appunto prenderli da questi due documentari che secondo me sono due straordinari film, soprattutto quello della moglie di Coppola, e quindi era un modo per vederli. Ma per esempio oggi abbiamo invece un film abbastanza strano e non popolarissimo, che è Coming Home, Tornando a casa, di Ashby, che è un altro modo lì per esempio di raccontare i reduci, ed è uno dei primi che lo fa. Un film del 1978, se non ricordo male. Esatto. Teniamo conto che fino alla fine della guerra il cinema americano non si è mosso perché non sapeva che pesci pigliare, insomma, c'era da una parte, insomma, le majors non state mai troppo coraggiose rispetto appunto al governo americano, e dall'altro c'era questo paese spaccato, per cui insomma, e quindi soltanto dopo il 75 che Hollywood comincia a muoversi, e soprattutto dopo il successo di Coppola, fondamentalmente, che è questo successo straordinario, lì si rimette in moto un po' tutto, non solo la guerra sul Vietnam, ma tutti i film di tutte le guerre, insomma, ripartono. Quindi Coming Home di Ashby, con due interpreti come Jane Fonda e John Voight, e quindi insomma, tra l'altro insomma una visione anche lì molto, molto, molto pessimista, con una straordinaria colonna sonora che potremmo un po' definire che è poi anche la musica del Vietnam, giustamente c'è un riferimento anche nella musica rock. Poi abbiamo The Fog of War, che invece è la guerra secondo McNamara, che è invece secondo me un altro punto di vista straordinario, perché è la prima volta che l'allora ministro della guerra racconta cosa è successo veramente, e scopriamo anche alcuni altarini poco edificanti, insomma, di come... Ma possiamo definire questi titoli che lei ci sta raccontando, evidentemente interessanti, come quelli che lei consiglierebbe in assoluto per capire oggi la guerra in Vietnam? Sicuramente questo di Errol Morris, sicuramente appunto è un... Ecco... Errol Morris peraltro ha realizzato un documentario anche con Donald Rumsfeld. Certo. Bellissimo, sì. Mi permetto di dire, in cui Rumsfeld racconta la sua di guerra, cioè quella in Iraq. La devo interrompere qui, in ogni caso la ringrazio Gian Domenico Curi, docente di semiologia del cinema e degli audiovisivi a Roma 3. L'avevamo detto all'inizio, la guerra del Vietnam è stata una guerra molto mediatica, non soltanto cinematografica, è stata una guerra in cui anche la radio ha avuto un ruolo preponderante, fondamentale, e proprio di radio parliamo in questo momento, della radio nella guerra del Vietnam, con Andrea Bognino, che è venuto a trovarci come sempre in studio. Buongiorno Andrea. Buongiorno Dario, buongiorno agli ascoltatori.
che guerra è stata dal punto di vista della radio. Tutti ci ricordiamo il film del 1986 di Barry Levinson, Good Morning Vietnam, con Robin Williams, in cui appunto Williams faceva, basato su una storia vera peraltro, il disc jockey che aveva il compito di sollevare il morale degli americani impegnati nel conflitto. Che ruolo ha avuto la radio nella guerra? Ma è stata la guerra della radio, è stata la prima guerra in cui la radio è diventata qualcosa di importante, perché oltre a la parte tattica della radio, radio clandestine, segnali di interferenze, dopo li ascolteremo, ci fu questa cosa che per la prima volta i combattenti, i militari americani si portavano dietro una radiolina transistor, perché la guerra inizia e arriva nel momento in cui appunto nasce il transistor, e quindi loro potevano ascoltare la musica sia alla radio sia attraverso il mangiacassette nei luoghi di battaglia, che non era mai successo, e nasce un intrattenimento radiofonico per appunto i soldati. Quell'intrattenimento, appunto citato giustamente nel film del 1987, racconta la storia di un DJ, si chiama Adrian Kronacker, che si inventò un modo nuovo di intrattenere chi stava combattendo in Vietnam. È inutile parlarne, è molto più facile ascoltarlo. Andiamo a ascoltare l'originale Good Morning Vietnam. Questa è una registrazione del 1968. Good morning, Vietnam. Our time is 19 minutes, 19 after 6 o'clock in the morning. We have all kinds of good music for everybody on this Don Buster for a Monday morning. E questo era Dan Buster, il programma Il Morning Show, trasmesso dalla American Force Vietnam Network, che è una rete di 4 stazioni radio. Prima si chiamava soltanto Radio American Force Radio Saigon, poi dopo ha iniziato a coprire, man mano che l'avanzata americana si muoveva nel paese, loro continuavano ad aprire delle radio. E che tipo di programmi trasmetteva questa radio nello specifico? Trasmetteva tantissima musica, erano programmi di intrattenimento. Devo dire, la ricostruzione cinematografica racconta molto bene che tipo di radio era, e anche il fatto che una radio che per assurdo si trovava a trasmettere la musica al limite, cioè un tipo di musica che praticamente raccontava la guerra, cioè c'è il grande rock americano, cito soltanto Jimi Hendrix, all'inizio è iniziato con una trasmissione soprattutto di musica soul, grande hit della Motown. Poi non potevano non trasmettere la grande musica americana, che però la grande musica americana era anche figlia di tutti i moti contro la guerra, e quindi naturalmente questi DJ non potevano non trasmettere quella musica. Vi faccio ascoltare un altro pezzo sempre di Adrian Kronacker, che fa capire anche quanto lui si prendesse in giro sul fatto che ormai era diventato una specie di istituzione in Vietnam. Go! Vietnam! Well, that one's got to go down in history. Can't talk for a week, but it'll go down in history. Torniamo in studio, abbiamo sentito il famosissimo Good Morning Vietnam. Dunque dicevi che ad un certo punto della guerra la musica che passava era anche la musica di protesta, che arrivava proprio dagli Stati Uniti in un certo senso. Assolutamente, nella sì, non potevano... cosiddetta controcultura. Quindi i soldati americani capivano ciò che succedeva nel loro paese anche attraverso la musica, anche attraverso la radio. Assolutamente sì, cioè la radio faceva un mix di informazione, anche se si può capire che era una radio soprattutto di intrattenimento. C'era quasi tutte le stazioni dell'esercito americano, American Force Network trasmette in tutto il mondo ancora oggi, intrattiene, racconta lo sport,
racconta le dirette del baseball, la musica. In quel caso il livello di intrattenimento era stato spinto, si era provato a inventarsi qualcosa di ancora più leggero, non a caso appunto è rimasto nel culto. Quasi la radio fosse un'anestesia tutto sommato, per cercare anche di distrarre ovviamente dalla guerra, no? Assolutamente sì. Questa radio che abbiamo ascoltato chiude, la stazione di Saigon viene spenta nel 1973, quando ufficialmente gli americani iniziano la ritirata. Che cosa succede? Che la radio non viene riaccesa immediatamente da un gruppo di imprenditori americani che la chiamano American Radio Service. C'è chi dice che dietro c'era la CIA. Comunque la radio continua a trasmettere. Diventa dunque privata? Sì, fino all'aprile del 75, quando c'è l'ingresso, appunto, la resa di Saigon, e il segnale dell'evacuazione fu trasmesso via radio. Il segnale era la trasmissione in onda di White Christmas di Irving Berlin. Quindi devo dire cioè, nel senso, l'ultima canzone trasmessa. Sì, e Bianco Natale. E Bianco Natale in loop, che era il segnale che bisognava iniziare a scappare, e iniziò appunto l'evacuazione di Saigon. Questo è un po' per dire il racconto di come finisce un mito, come appunto un mito radiofonico finisce con White Christmas. Vi faccio ascoltare un'altra cosa invece di un altro pezzo di guerra radiofonica. Quella che andiamo ascoltando è Radio Hanoi, che era la radio fatta dal nord del Vietnam in inglese, che mandava la propaganda contro i G.I. Joe, cioè contro i Marine, fatta da appunto una suadente voce femminile che tutti i giorni raccontava la visione che arrivava dal nord. This is our special broadcast to American servicemen in South Vietnam. Here the main features. Communique of the People's Liberation Armed Forces Command in Central Nam Bo. A room to report on the situation in Saigon. And I would talk to American GI fighting in Way City. Now for the detailed reports. The Armed Forces and People in Central Nam Bo, which covers 8 provinces west and southwest of Saigon, have won splendid. Ecco, lei veniva chiamata la Dragon Lady, e anche lei era diventata famosissima tra i soldati, perché comunque dava una visione diversa, non intratteneva ma raccontava notizie, come se era un'impostazione molto classica. Però questa radio, Radio Hanoi, era molto molto ascoltata in quei giorni. Era una radio appunto clandestina, si sapeva che trasmetteva dal nord del Vietnam, non si sa da dove, e ha smesso di trasmettere nel 73, perché non serviva più, perché ormai appunto gli americani se ne stavano andando. Ed è interessante, appunto, è la classica stazione di controinformazione, la classica stazione clandestina radiofonica. Che all'epoca riscosse molto successo, evidentemente. Ringraziamo Andrea Borgnino che ci ha raccontato la storia della radio nella guerra del Vietnam. Con il suo contributo si conclude il nostro approfondimento. Torniamo domattina alle 6.50 con la rassegna della stampa estera. La linea passa ora a Radio Trescenza. I ringraziamenti da Costanza Confessore alla regia, Cristiana Castellotti che è la curatrice del programma, Anna Maria Giordano, Marina Lalovic e Sara Civai in redazione, da Dario Fabbri al microfono. Invece l'augurio di un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.